Anzi, il problema è che, come sul problema dell'omicidio stradale, di cui spesso si parla, anche sull'omicidio stradale ci sarebbero già le norme per evitare che chi ammazza qualcuno sia libero due giorni dopo. Il problema è come le norme vengono interpretate. Allora, visto che noi abbiamo una parte della magistratura che, col combinato disposto dell'obbligatorietà dell'azione penale e del reato di legittima difesa, fa sì che il stacchio di turno, cioè chi si trova a un conflitto a fuoco per difendere la propria vita o la vita dei propri familiari o di qualcun altro, finisce sotto processo di sicuro, perché questo è quello che capita. No, finisce sotto processo. Noi dobbiamo invertire l'onere della prova. Il proscioglimento del signor Tacchio probabilmente verrà prosciolto. Noi dobbiamo far sì che chi si trova in una situazione drammatica e doversi difendere non debba preoccuparsi di affrontare un processo in cui deve dimostrare la proporzionalità dell'offesa rispetto all'arma che aveva il bandito. Noi dobbiamo fare in modo che i processi partano solamente se Marin Peppelina, che poi vi devo fare sentire un attimo. Così si può arrivare anche da casa.